che non vi convince, Caterina? Niente, qui non arriva perché deve passare poi. Se sei un giornalista e stai su quella nave, scrivi un'immagine, no? Saranno immagini, insomma, scrivono canzoni. Allora, non adesso ne farei un grande avvenimento. Personalmente, sì. Liberissimo. Tu lo compreresti, Sansonetti? Sì. Però trovo che è normale che conosco. Sì, ma ci sono tanti temi, voglio dire, un cosa. Lo scrivi. Insomma, questa iniziativa, come va? Adesso torniamo un po' a Perugia. Come sapete, insomma, è stato ucciso settimana scorsa quel povero ragazzo di 34 anni, di 38 anni, Luca. Abbiamo visto, insomma, grande sgomento, grande disperazione, i genitori naturalmente disperati, però sempre in quel piccolo raggio, no? Perché veramente nella campagna vicino a Perugia stanno avvenendo questi fatti criminali. Un mese prima c'era stata una rapina ed era stata violentata una donna di 54 anni. Ecco, hanno arrestato un rumeno che sembra c'entri proprio con la rapina fatta in quella casa dove è stata violentata questa donna di 54 anni. Non c'entra nulla con l'omicidio di Luca. Vediamo Simona Giampaoli come ci racconta e come è stato arrestato questo ragazzo molto giovane rumeno. Ecco, noi abbiamo in collegamento da Perugia Giacinto Pinto. Buon pomeriggio, Giacinto. Allora, mi ha molto colpito la dichiarazione del marito di quella ragazza che dice: vendiamo il ristorante, adesso abbiamo messo in vendita la casa. E completamente, io capisco uno shock così forte che ti faccia davvero. Vedremo questo ragazzo, questo rumeno, 23 anni, per cui sono tutti giovanissimi. Il mio carattere, stavo litigando col benzinaio. E invece, sono costretto a prendere. Lo sapete che la vita è in diretta alla televisione? Lo sappiamo. Uno dei 10. Non si può aiutare questo genitore se non è in grado di vedere i figli, come in questo caso, insomma, lui non ha soldi, non si può permettere tante cose. Ecco, il sentenza può rivederla in casi come questo? La sentenza può essere. I figli comunque erano Odissea nel due. Separazione naturalmente con due genitori che. Perché. Che litigavano. È ritornato. Bravissime. Allora ci sono. Che mi colpisce adesso a 22 anni, tuo figlio 23 è un ragazzo, insomma è un adulto. Perché non riesci a vedere. Perché si chiama sindrome di alienazione padre, che io ho fatto sparire. Ragazzi, questi due figli non ti vedono. Non mi vedono, non, sentono, non mi telefonano. Non riesco a fare. Ma Mauro ha detto delle cose anche. Ecco, in però, generale. Ecco, su questo io non sono d'accordo, che nella vita esiste 80%. Nel 99% così, è un avvocato grande Rimini. Problema della norma. In concreto è. C'ho questa curiosità proprio sul Corriere della. Che fanno quello che possono. Quando poi si supera la maggiore età, cioè il 18° anno di età, è chiaro che nessun giudice, nessuno psicologo può riuscire a scardinare una situazione di silenzio che è una situazione orrenda. Avvocato Rimini, cosa mi dice brevemente? Devo mandare adesso un filmato, però mi ha molto incuriosito questo pezzo, peraltro scritto da lei sul Corriere della Sera di pochi giorni fa. I minori di Trieste ha deciso di assegnare l'abitazione, questa casa che era del padre e della madre, alla bambina di 4 anni. Mi sembra una provocazione perché i due genitori, il papà e la mamma, dovranno ogni settimana alternarsi e vivere con la bambina. Cioè sì. È davvero una cosa che mi ha. È sempre fare un passo indietro. Gianluigi, io ho fatto un passo indietro e ho cercato di capire anche delle cose che forse non andavano capite per il bene della mia bambina. Sacrifici economici perché praticamente in concreto a scomparire. Però ci sono delle persone che fanno in modo che il coniuge e perciò i figli rimangano in Italia dove si era costituita l'unione familiare proprio anche perché i bambini non perdano i contatti con la società dove sono nati. Per cui insomma io credo che la parola buonsenso sia insomma la parola primaria, questo è. Grazie a tutti. Sansonetti, perché devo chiudere perché c'è Marco, ma insomma sta cosa mi incuriosisce. Allora grazie davvero a tutti e grazie all'avvocato Rimini. Grazie Mara.